Ok gente, in questo video metà della coppa gemma gialla, dai! Abbiamo scelto Coco, un carto dei campioni giallo, ruote elettroniche gialle, sulle piste gialle, il trofeo qui è giallo, mentre la scritta è color giallo scuro arancione. Dunque, il Gran Premio è finito ieri alle 16, quindi proprio per ultimissimo nel Let's Play ora non avremo i fantasmini, proprio l'ultima parte, sì, i fantasmini hanno rotto un po' il palle in questo Let's Play, ma... Allora, sta per finire questo Let's Play, ne sono proprio contento ragazzi, perché guardate qui, è un po' un casino, eh? È un po' un casino. Non vedo l'ora di finire di registrarlo, ma non posso registrarlo tutti i giorni, guardate, fra oggi e domani finisco di registrarlo perché avrei potuto finire di registrarlo già tempo fa, ma cominciamo, ecco, prima pista gialla, Canyon Dingo, dai! Ok, facciamo tutto che alla svelta che si può. Quindi le quattro piste saranno Canyon Dingo, Arena Piccola, Stazione Ocside e Via Aria Calda. Non le ho dette proprio in ordine, ma pazienza. Allora, quindi, vabbè, Canyon Dingo, ecco, cominciamo con una delle piste, ma non ho più problemi, perché Canyon Dingo è una pista traditrice, ti sembra facile avere anche la minimappa, ma poi tutti i dislivelli, tutti questi armadilli qua, tutto messo in modo strategico, che porca troia, un ostacolo dietro l'altro. Vai Goku, fai una spaccata mentre salvi, oh yeah! Ah, ecco, questo punto poi ve l'ho già detto, mi ha dato tantissimi problemi i livelli con l'acqua, anche mio fratello me l'ha confermato, no, ma è proprio un punto bastardo di Canyon Dingo, dai! Andiamo! Quindi Dingo Dai sta continuando a prendere oggetti, vedo che la sua icona continua a lampeggiare, non so come mai. Dingo Dai il panda, però è una skin abbastanza insensata. Perché è proprio un panda tra tutti gli animali? Non capisco, c'era già Polar Panda, cos'è? Ho capito che i panda vanno di moda e fanno tendenza e sono trendy e cool, però. Dai, è un altro animale a Dingo Dai il potente, non lo so, Dingo Dai una razza di cane, non lo so, Dingo Dai alligatore, tipo non lo so che veniva più coccodrillo che Dingo, ma non lo so, vabbè. No, che cazzo, sti armadilli per poco, guarda, non mi colpivano, vai. E la prima pista gialla l'è finisciuta, dai. Bene. È così che si fa. 9 punti, oh, 35 monete per ricompensa, vai, che io devo ancora comprare le calcomanie oggi. Porca troia, ste di calcomanie leggendarie che costano 1000, oh madonna, non se ne vanno più dal pit stop. Eppure mi rimangono più le calcomanie che costano di meno, no? Il pit stop stronzo in offerta mi mette quelle che costano di più. Da una parte bene, che così compro prima le cose che costano di più e poi non ce le ho più tra piedi. Però da una parte che cazzo, mi piacerebbe una volta tanto con le mie 5000 monete fare la spesora, non solo 5 pezzi perché tu stronzo mi propini sempre le cose che costano di più, che palle. Ma comunque, tra pochi giorni inizierà il nuovo Gran Premio, quindi dovrò riconcentrarmi sulle cose del Gran Premio, vai! Neon Circus, chissà come sarà, ma... non lo so e non ne ho idea, e non penso di potervelo farvelo sapere, perché penso che il Let's Play, cioè il Let's Play, voglio dire, il Gran Premio finirà quando questo Let's Play, cioè il Gran Premio inizierà quando questo Let's Play ormai sarà già finito, per cui... vabbè, tanto il tema Gran Premio non l'abbiamo mai toccato e mai lo toccheremo, ve l'ho già detto, perché non in questa vita io faccio l'avventura, non è che ora mi metto a fare le giocate a random online, sì, l'ho già detto, sono pure una specie di wall trooper per i Gran Premi, quello basta semplicemente vincere le sfide ogni giorno, cioè, dai, allora, vai. Questa era una piccola ed è una pista abbastanza lunghettina, quindi ecco, dopo questo dovremmo smettere. Dovremmo essi smettere, ma vabbè, pazienza, dai. Oh, Arena Piccola, la pista più lunga di CTR. L'avevo già detto, sì, mi sembra che l'avevo già detto, io dico sempre le stesse cose, tanto ne vedo ormai. E meno male che ho comunque guardato il positivo, era una piccola e non Viale Elettrone. Viale Elettrone, mamma mia, è la pista più lunga di tutti i Crash Racing in assoluto per adesso. Mamma mia, infatti Via Elettronica si fa in 3 minuti e 20 qualcosa se siete bravi. Se no la si fa anche in 5 minuti Via Elettronica. È una pista davvero, eh.
all'elettrone è tosta. Anche qui, io mi ricordo in NitroCard era già tostissima con le sezioni dell'anti-gravity, dove c'erano i tappeti turbo che apparivano e sparivano, ragazzi, era una roba davvero incredibile. Ma come sapete in Nitro Fueled i percorsi di GTR non hanno più le sezioni anti-gravity, le hanno adattate con sezioni normali che... sì, carine, ma l'anti-gravity era forse l'unica cosa bellissima di NitroCard. Vabbò. Sì, l'avevo detto proprio quando facevo Arena Piccola, tutto questo, però... non lo so, dopo il Gran Premio di dicembre voglio vedere cosa inventeranno. Il Gran Premio di dicembre per il momento si sa solo che si titola Winter Festival, la pista è Gingerbread Joyride, sì, e c'è il personaggio che sembra essere Fasti Trippo rennizzato. Vabbè, si finisce col dire sempre le solite cose alla fine, ma come sapete siamo alla fine del Let's Play e quindi il commento arriva a farsi friggere, perché dopo un po' le cose da dire finiscono. Oh, forza, dai, qui non ci resta che abbiamo appena iniziato l'ultimo giro, quindi non ci resta che guidare a tutta velocità. Dai. Ah, cazzo, ho sentito un Sacred Fire per un bel po', eh. Ok, allora. Andiamo un po' col Neon Fest, col Neon Circus che si inventeranno. Io spero non tolgano lo U-turn, avevamo già parlato anche dello U-turn. E sì, non mi ricordo dove l'avevamo parlato, mi sembra la Coppa Gemma Rossa. Oh, non me lo ricordo di già più, sto Let's Play è così lungo, mi sta venendo così bello lungo. E così tanti episodi che sinceramente non ricordo più se ho detto una cosa e se l'ho detta dove e quando e in che occasione. Ma vabbè, allora mi vengono quanti episodi? 38 totali mi sembra, sì. Ora come ora non ho finito di registrare ancora Let's Play, ma di sicuro quando questo episodio è su YouTube avrò già finito di registrarlo e... niente. 38 episodi mi sembra mi verrebbero, perché ho calcolato cosa voglio fare in ogni episodio e 38 totali, sì. 38 episodi sono abbastanza lunghi, se devo dire la mia, sì. 38 episodi sono abbastanza lunghi e considerando che... quanti ne avrò caricati? 13, tra 13 a 30, da 13 a 38, sì, c'ho un bel po' di pausa dai video. Grazie al cielo. Dunque, ragazzi, per questo episodio è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima, dove affronteremo le ultime due gare di Coppa Gemma Gialla, ovvero via Aria Calda, ecco che è partito adesso, e stazione Oxide. Per cui, ragazzi, ciao a tutti e alla prossima.